Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Cominciamo con qualche minuto di ritardo, veramente pochi questa volta, e cominciamo una puntata del Radical Bar che è la continuazione di una precedente puntata che avevamo fatto già 2 settimane fa, il 7 di agosto. Gli ospiti in quell'occasione erano Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani, e Giuseppe Simone, segretario organizzativo del Blue Lonely Club, associazione radicale di Bari, e Mario Marchitti, cofondatore dell'associazione radicale Rientro Dolce. Volevamo ripetere con lo stesso parterre di ospiti, purtroppo al momento Silvio Viale non è raggiungibile, avrà avuto dei problemi, ma perciò abbiamo sostituito al volo Silvio Viale, anzi introduciamo subito i nostri ospiti con Gianni Colacione, che pure ha da dire la sua nel suo argomento TAV o no TAV, in modo particolare sulla Torino-Lione, e sempre con la possibilità di inserire anche Silvio Viale qualora dovesse riuscire a raggiungere la sua postazione Skype in tempo. Bene, se siete d'accordo, io comincerei facendo un piccolo riepilogo diciamo della precedente trasmissione, che è stata molto bella ed è stata anche molto seguita sul nostro sito, ha avuto più di 100 visualizzazioni e si è creato anche un piccolo dibattito. Vorrei partire dal punto dove eravamo rimasti l'altra volta, proprio con Giuseppe Simone, che insomma era colui che all'interno del dibattito della precedente puntata aveva una posizione più mediana, anche se poi mi è parso di capire alla fine favorevole alla TAV sulla Torino-Lione. Vogliamo ripartire proprio da te, Giuseppe, dove ci eravamo lasciati l'altra volta? Sì, intanto saluto tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano, e saluto Gianni Colacione e Mario Marchitti. Intanto. Ciao Giuseppe. E dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti un po' le conclusioni erano quelle di continuare a discutere su questo, sul tema del collegamento ferroviario Torino-Lione, ma secondo me, cioè, ecco, non bisognerebbe fossilizzarsi come dire, solo su questo collegamento, ma secondo me bisognerebbe invece inserire il dibattito, questo dibattito, in una visione, in uno schema più ampio, perché non ha senso, secondo me, parlare semplicemente della TAV in Val di Susa se non si tiene conto di un piano previsto molti anni fa dall'Unione Europea e recepito poi dai vari stati membri, tra cui anche l'Italia, e poi successivamente dallo Stato italiano e dalle regioni interessate, e dunque occorrerebbe cercare di capire, cioè partendo proprio dai documenti ufficiali, quali sono state le problematiche che poi hanno portato anche agli scontri in Val di Susa e quali potrebbero essere le prospettive, o perlomeno le vie di uscita da questa situazione di stallo. Prima tu dicevi, sono favorevole, cioè non mi ritrovo personalmente ad assumere una posizione mediana fra il sì e il no, cioè se noi dovessimo decidere votare oggi, io voterei a favore proprio della infrastrutturazione anche di quel tratto ferroviario. Perché? Perché per una questione anche mia personale, cioè occupo di ferrovie da molti anni e quindi non potrei dire no, cioè sono uno di quelli che vorrebbe, non imporre ovviamente a nessuno, vorrebbe che in Italia l'infrastrutturazione ferroviaria fosse più capillare e più efficiente. E quindi questo mi fa venire in mente anche un bellissimo film, una commedia inglese
se non sbaglio, questo film è stato prodotto negli anni, subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, negli anni 50. Mi fa venire in mente questo film, che penso che non sia stato mai mandato in onda in Italia. Il titolo di questo film è Il fulmine di Field, un bellissimo film che racconta la storia di una ferrovia secondaria inglese che ad un certo punto viene chiusa, viene dismessa, cioè viene boicottata in sostanza da alcuni stakeholders, da alcuni interessati, trasporto su gomma. E lì la gente proprio della vallata crea proprio, diventa insomma, acquisisce la ferrovia e diventa direttamente interessata perché voleva che si chiudesse questo tratto ferroviario. Quindi tutti partecipano e collaborano fattivamente alla rimessa in gioco di questo tratto ferroviario in questa partita, in questa fase di rinascita vengono fuori gli aspetti naturalmente negativi di chi poi voleva chiuderla ed erano proprio quelli che erano interessati al trasporto su gomma. Ora in Italia negli ultimi anni c'è un ente che si occupa proprio di studi sulla mobilità e sui comportamenti degli italiani, se non sbaglio si chiama INSPORT, che ha recentemente prodotto delle tabelle con delle statistiche sui comportamenti degli italiani. Ecco, negli ultimi 5 anni, credo, gli italiani hanno preferito sempre di più i mezzi pubblici ed in particolar modo il trasporto ferroviario per tante ragioni: congestione, traffico su gomma, traffico urbano sempre congestionato, traffico extraurbano, ma non solo, poi l'aumento del prezzo del petrolio, della benzina, eccetera, eccetera. Indotto molti italiani a scegliere il trasporto pubblico e in questo studio ci sono si evidenziano degli incrementi anche nel trasporto ferroviario, nonostante il trasporto ferroviario italiano sia uno dei più come dire dei meno efficienti Diciamo la verità, le più obsoleti. Beh, No, ma non, cioè non, cioè basta non, vedere alcune realtà del sud. questo è un punto di vista errato nel guardare proprio la problematica del trasporto ferroviario. Nei paesi come per esempio l'Inghilterra, la Germania o la Svizzera, sulla strada ferrata circolano treni all'ultimo grido, treni veloci. Ma circolano anche sulle tratte secondarie treni di 40-50 anni fa, che per certi versi sono anche, come dire, evocativi, cioè c'è gente che ama prendere proprio quel di mezzo, è perché ricordano un po' il viaggio, c'è anche una forma di turismo in questo. Ti faccio un esempio locale, ci sono le ferrovie le ferrovie del sud-est, che adesso stanno rinnovando un po' il parco, sono un po' le ferrovie che scendono da Bari verso Taranto, Lecce e Brindisi, le ferrovie secondarie interne in compressione. Adesso stanno rinnovando un po' il loro parco macchine con dei treni nuovi. Però su quei binari circolano anche dei treni di carrozze, vagoni che hanno anche 70 anni. Adesso li hanno messi un po' in dismissione, forse hanno intenzione di ristrutturarli, eccetera, eccetera. Però ci sono anche molti turisti che vanno in barca, per esempio molti paesi tedeschi che spesso io li incontro questi temi, e ci conversiamo, noi parliamo proprio di questo, che amano viaggiare in questo, queste persone
sono arrivate in Italia attraverso l'aereo, oppure con altri treni, con gli euro, eccetera, però poi quando arrivano a Bari, a loro non dispiace prendere questi trenini, chiamiamoli così, Beh, che ci obsoleti. mettono 2 ore per fare 40 minuti, insomma. Ma dipende diciamo dal percorso che tu intendi fare. È Ma non lo chiaro che so, per se fare 40 km, ad esempio, il Lecce-Gallipoli ci mette, che sono 42 km, ci mette 2 ore, se non di più. Ti faccio un esempio molto semplice, cioè saranno poetiche queste. Poi non ti voglio rubare tempo, anche perché ci siamo un po' allungati, cerchiamo di stare nei 5 minuti a testa, ragazzi. no, no. Allora, la tabella di marcia non penso che sia che Lecce Gallipoli 2 ore, non penso. Se arrivi tu hai preso quel treno, cioè 2 ore, probabilmente è successo qualche cosa, però non è pensabile che la tabella di marcia arrivi a 2 ore. E semmai sono delle ferrovie che vanno potenziate, vanno come dire, adeguate e purtroppo. Questa è una nota dolente, non si fa nulla per fare. Nel film Il fulmine di Titfield, invece, già negli anni 50, l'idea di come la gente era interessata a questo e partecipava anche in termini di comunità, costituirono una società, presero e rimisero in piedi questa ferrovia abbandonata, eccetera, eccetera. In Italia purtroppo c'è molto, come dire, ognuno pensa per sé, ognuno se ne va per fatti suoi e non si occupa nemmeno di questo, non ci credono nemmeno i ferrovieri stessi. Mario, ti faccio una domanda. Secondo te è più importante la TAV in Val di Susa o sarebbe meglio potenziare determinate linee un po' obsolete, come ad esempio le ferrovie del sud-est d'Italia, che sono, per tornare, per restare all'esempio che ha portato Giuseppe Simone? Sì, mi sembra così, scusami, una domanda quasi retorica. No, lo è. Tanto è ovvia la mia risposta. Tra l'altro, io sono originario del sud, Quindi conosci anche. sono abruzzese e mi fa veramente male vedere 2 linee regionali abruzzesi, la Sangritana e un'altra che da Sulmona va in un paese del Molise. La Sangritana è stata proprio dismessa, l'altra invece ho paura che tra qualche tempo verrà dismessa pure essa. Preciso, non è che voglio dire che erano delle linee che dovevano essere mantenute in esercizio. Io non conosco esattamente quali erano le condizioni di esercizio, quindi probabilmente ci sarà stata una valutazione di costi-benefici e una ferrovia come la Sangritana che corre nel fondovalle del fiume Sangro, mentre i paesi sono diciamo, quasi sulle pendici della montagna, tra l'altro anche il mio paesino, Civita Luparella, effettivamente diventava difficile per questa linea servire i paesi. Mentre non solo al sud, ma anche al nord, io volevo aggiungere, ci sono queste situazioni di oltre a che all'inefficienza, anche così, a uno scadimento così, dell'immagine, della qualità degli edifici. Cioè, con Viale, nella precedente trasmissione, ci siamo un po' così accalorati parlando della situazione. Forse non è uscito come volevo. Quel messaggio che volevo dare, cioè della situazione della stazione di Airasca, quasi fatiscente. Uno arriva lì, vede tutto chiuso, se magari fa freddo e ha bisogno di entrare in una stanza, nella sala d'aspetto, non può.
veramente fa male vedere qualche cosa del genere. Tra l'altro, ad Airask giungeva una linea che anni fa partiva da Saluzzo, una cittadina piemontese, insomma, di una certa consistenza, passava per Moretta, poi Scalenghe, infine arrivava ad Airask e qui si collegava alla linea Pinerolo-Torino. Ed era, a mio giudizio, doveva essere a mio giudizio, perché io non l'ho mai presa, comunque doveva servire un buon bacino di utenti. E questa linea è stata smantellata e al suo posto è stato messo un servizio pullman. Quindi sai, la scusa di questi qui che vogliono a tutti i costi la TAV dei 5.000 TIR che passano lungo la Val di Susa, mi sembra appunto una scusa, un pretesto. Io la chiamo anche carità pelosa, perché si preoccupano tanto dei 5.000 TIR, poi tranquillamente tolgono questi rami così regionali, appunto la ferrovia che da Saluzzo andava da Airasca. Oppure a Torino costruiscono dei parcheggi proprio in centro città, non così in periferia ad anello. Li costruiscono proprio in centro per per Bari, eh? determinare cosa? No, dicevo anche a Bari e Sì. ti preannuncio anche che le Ferrovie dello Stato hanno presentato un mega progetto galattico di parcheggio a Pozzo di San Patrizio proprio nel piazzale antistante alla stazione centrale. Quindi, come vedi, le ferrovie italiane, insomma, sono molto le ferrovie Diciamo degli. che tutto il mondo è paese. No, comunque ci tenevo a precisare una cosa. Qui a Torino, negli anni negli an circa da 10 anni in qua, hanno costruito tantissimi parcheggi in centro città. E di recente è partito un progetto per un ulteriore parcheggio in centro città, e ce ne sono altri due. Così in vista, si tratta del parcheggio in piazza Solferino e di un altro in piazza Maria Teresa e un altro alla Gran Madre. Effettivamente, se noi vogliamo togliere il traffico su gomma, che secondo me è molto più grave nell'area urbana torinese che non nella Val Susa, dobbiamo costruire dei centri alle periferie delle città, in modo che poi verso il centro vengano privilegiati i servizi pubblici, siano essi pullman, tram, metropolitane. Io, tra l'altro, sarei per rivalutare un sistema di trasporto che, secondo me, accomuna i pregi del tram e quello dell'autobus, che è il filobus. Io, quando sono arrivato a Torino nel 67-68, guardavo questi filobus con meraviglia e mi piaceva tantissimo così andare sopra questi automezzi, perché erano silenziosi, non sferragliavano come il tram, non inquinavano, vabbè che magari inquinavano altrove per produrre l'elettricità, però diciamo dove passavano, cioè in città, non avevano questi scarichi come gli autobus. Quindi una perorazione verso la nostra amministrazione, verso il sindaco Fassino, che invece di interessarsi così tanto della TAV, che è inutile e dannosa, TAV in Val di Susa, si occupi più del trasporto pubblico nella nostra metropolitana, Torino. Penso che le problematiche siano simili anche in altre città italiane. Sì, prego Mario, volevi aggiungere qualcos'altro, prego. Ma magari tolgo spazio a qualcun altro, magari in una Secondo seconda. giro. Gianni, allora, invece qual è la tua visione? La tua visione, tu l'altra volta in chat hai posto delle domande che erano, diciamo, tradivano una posizione contraria alla TAV in Val di Susa. Qual è esattamente la tua posizione? O comunque molto dubbiosa, no? Ma sì, la mia posizione è una posizione. Intanto volevo salutare tutti quanti i videoascoltatori che ci seguono.
E volevo, niente, la mia posizione in materia è una posizione senz'altro aperta, ma comunque molto preoccupata perché a prescindere dalla disquisizione trasporto su gomma o su rotaia, che sinceramente per dare un'opinione supportata minimamente da qualche valore dovrebbe avere anche a seguito uno studio approfondito anche di bacini d'utenza o okay, che, ma la cosa che a me più preoccupava fondamentalmente è che in questo ho temo, ho paura che in questa come in tante altre opere pubbliche si rifletta un pochino e agisca quello che pochino noi radicali chiamiamo caso Italia, cioè si tratta comunque di una trasformazione del territorio Radicale. che è radicale e che è appunto in definitiva irreversibile. E il mio timore più grande è che a partire dalle progettazioni, alle esecuzioni, manutenzioni, gestioni o così via, si realizzi un pochino tutto ciò che noi appunto sinteticamente chiamiamo Casa Italia e che possiamo molto rapidamente sintetizzare in alcuni esempi di autostrade. Per esempio, che stanno in Sicilia in piedi, che sono chiuse perché a seguito delle inaugurazioni si sono accorte che calcestruzzo e cemento era stato fornito dalla mafia e che quindi non avevano neanche il minimo dei requisiti di sicurezza e così via. Parliamo di ponti, per esempio, a Venezia realizzati da architetti famosi a seguito della realizzazione dei quali ci si è accorti che sono troppo bassi per far passare i vaporetti, che le due sponde del canale si allargano, che non hanno un minimo neanche di requisiti per l'accessibilità agli invalidi e quindi e di tante altre opere di questo tipo sparse che una volta appunto fatte, una volta che i soldi sono stati spesi, parlo per esempio dell'auditorium a Roma. Che nel terzo millennio, realizzato nel terzo millennio a seguito di tante varianti su cui possiamo anche porre, diciamo, un coperchio, pronto per non, ma comunque sia, ha una dislocazione interna dei posti che consente a tutti quanti coloro che vorrebbero, in particolare portatori di handicap di un certo tipo, di poter Ecco Gianni, accedervi. Gianni Quindi, scusami, ma insomma, quindi ecco. la tua è solo una paura rispetto alla realizzazione e alla manutenzione della struttura, Sì, oppure se io ho fossero paura. rispettate tutti i crismi della sicurezza, tu saresti favorevole o contrario comunque Io a... se non ci fosse il caso Italia che incombe, sarei anche sì, io sarei favorevole. Registro una notizia importante che è il progetto dato dal Times di realizzazione di un tunnel addirittura sotto lo stretto di Bering, con cui in teoria si potrebbe passare da Londra via treno fino a New York in treno. Il treno, ricordiamoci che è il mezzo di trasporto che ha aperto alla globalizzazione, a mio parere. Perché è stato il primo veramente transnazionale che ha unificato l'Europa. Poi la disquisizione molto tecnica, sinceramente, io non mi sento di dare un parere. Sì, è vero che la ferrovia ha un impatto ambientale inferiore, poi ci sono i consumi, poi bisogna anche prendere in esame il fatto che le utenze, la concorrenza tra utenza su gomma non è soltanto la macchina. E anche il pullman che è su gomma, quindi insomma ci sono dei paragoni e dei raffronti che sinceramente non saprei bene, diciamo, fare in modo degno, insomma. Però ecco, come cittadino, come radicale, sappiamo che ce ne siamo sempre molto interessati, a me questa cosa, appunto, ma tutto ciò che incide sul territorio in modo definitivo, in modo irreversibile, sinceramente in Italia mi terrorizza. Questo Ok, è. Giuseppe, sei anche tu terrorizzato? Non credo. Niente, volevo semplicemente un breve blackout che c'è stato prima, quindi mi sono perso una parte dell'intervento di Mario Marchitti. Comunque poi l'ho ripreso e penso che di aver capito un po' il senso di quello che stava dicendo lui. Riprendiamo il tema. Prima ho fatto una divagazione sui trenini, ovvero sulle ferrovie e quindi sulla possibilità di avere in Italia una rete più capillare, ferroviaria più capillare e più efficiente, e su quello non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo nel fatto che debba essere potenziata e
ammodernate anche le proprie secondarie. Il problema del caso Italia, c'è il problema del caso Italia, è il problema del monopolio che le ferrovie dello Stato, che Trenitalia e la holding Ferrovie dello Stato ha su tutto, sul 90% della rete ferroviaria italiana. Cioè, però con questo non bisogna poi, capisco anche le paure, però non bisogna poi tirarsi indietro rispetto ai patti che sono stati stabiliti a livello europeo. Nel 1999, anzi nel 1992, già c'era il piano dell'ORS che aveva previsto in fondo questi corridoi transeuropei. Successivamente, nel 1999, gli Stati membri hanno sottoscritto lo schema di sviluppo spaziale europeo, che è stato tradotto in tutte le lingue. Tra l'altro, nel mio sito, ascolta e vuole un po' documentarsi, ci ho messo il link, quindi chi vuole può anche poi nelle prossime giorni vedrò di scrivere qualcosa e inserirò altri materiali e altri documenti che non sono cose che mi sono inventato di sana pianta, ma sono i documenti e su cui poi bisogna fare leva, perché questo movimento, io capisco i proprietari dei fondi, dei terreni, loro hanno il sacrosanto diritto non dico impedire, ma hanno il diritto chiedere anche un congruo risarcimento dei danni, eccetera, eccetera, perché c'è in atto una forma di esproprio. Alcuni sostengono che ci sono dei danni naturalmente che alcuni subiranno dei danni più ampi perché la valle è stretta, ci sono una serie di ragioni e quindi io capisco i proprietari e i loro familiari che intervengano nelle sedi opportune, cioè nei tribunali. Però voglio dire, fino ad ora, a partire dal 1999, nell'intermezzo dal 1999 fino ad oggi, lo Stato italiano ha recepito lo schema e pianificazione piano di sviluppo europeo, lo ha recepito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2007, in tutto il 2007, ha avviato una serie di seminari su tutto il territorio nazionale, in cui sono state presentate le piattaforme territoriali strategiche. Nel 2007, contestualmente, la Regione Piemonte ha assunto un impegno e nell'ambito ora non ricordo, non è il piano regionale dei trasporti, comunque la Regione Piemonte nel 2007 ha assunto un impegno rispetto al governo italiano. Ora, chi oggi non è d'accordo con questa opera, nel 2007, nel 1999, che cosa faceva? Era in quella sede che bisognava mai mettere in discussione quest'opera. Ma perché? Perché avrebbe sicuramente poi ridisegnato un po' lo schema anche transnazionale. Oggi ci sono una serie di documenti che recepiti dalle varie istituzioni, anche dalle altre regioni, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, che si rifanno tutti a quella pianificazione e quindi diventa veramente molto complicato andare a bloccare quest'opera. Cioè, bloccare quest'opera significa che tu sviluppando in Italia, stai costruendo una serie di infrastrutture che si rifanno tutti a quel piano, poi arrivi a Torino e c'hai, come dire, l'impedimento per l'attraversamento e il collegamento di Torino con Lione. Poi dal punto di vista transnazionale, collegare il collegamento Torino-Lione, anche veloce, significa collegare Torino, l'Interland di Torino, con un'area metropolitana che conta, che si sviluppa su 1.300.000 abitanti,
tutta l'area circostante, tutta la regione, poi arriva anche ai 2 milioni e li supera i 2 milioni, cioè non è un collegamento, come dire, fra una città ed una cittadina, è un'area molto interessante, abbastanza viva. I collegamenti veloci servono come anche i collegamenti lenti. Nell'ambito dell'Europa, se voi andate a Parigi o in Germania o in Svizzera, la gente si sposta tutta in treno, magari non lo prende nessuno, ovvero lo prendono gli italiani, qualche volta lo prendono gli spagnoli, italiani, sì, ci sono anche. E perché? Perché per i collegamenti diciamo nell'ambito dell'Europa centrale, i collegamenti aerei sono limitati semplicemente alle grandi attraversate, alle grandi distanze, però per delle distanze molto brevi. Io facevo l'altra volta l'esempio del collegamento di Roma con Parigi, è veramente non è, mi ricorda un po' i viaggi di Jules Verne. E tra l'altro il Palatino, addirittura, no, sto scherzando, viaggio al centro della terra, Annibale. Puoi citare Annibale. Io parto da Roma alle 18:30, arrivo a Parigi alle 10. Non sto scherzando, se vuoi ti faccio vedere. No, ma vabbè, poi aggiungo qualcosa io su questo. Magari piacerà anche chi vuole viaggiare in cuffietta, c'è gente che ama fare queste cose, però voglio dire, Roma e con la Francia, e poi tra l'altro passiamo dalla Svizzera, dove c'è mezz'ora abbondante per il controllo, la dogana, eccetera, eccetera, cioè il controllo dei documenti. Non passiamo da Torino, passiamo da Milano, facciamo Roma, Firenze, Bologna, Milano, poi andiamo dal San Gottardo. Ora non ricordo l'ultima volta, perché poi i viaggi sono variabili, non è, la tratta non è, forse dipende anche dalle ferrovie svizzere. Comunque non entriamo in Piemonte, passiamo da Darietto, ci dice 12 ore Venezia Parigi. Ma poi tieni presente che a Parigi c'è l'Orient Express, è bello, ecco, mettiamo, ma noi siamo invece alle cose attuali, e io penso che quella infrastruttura sia necessaria. Noi abbiamo stabilito, firmato sotto noi come Italia, poi chiaramente il momento diventa difficile, perché tra l'altro abbiamo anche un governo che genera tensioni. È chiaro che lì poi in Val di Susa, oltre al malumore dei proprietari che si sentono, ci sono poi tutti quelli che per come dire, come ammortizzatore sociale trovano il lancio delle pietre, le carovane e le barricate per strada, eccetera, eccetera. Però voglio dire a Travaglio, ai Grillini, se voi nel 2007 e nel 1999, voi che oggi come dire, sentite odore di mafia, beh, se avete quella forza, allora sprigionatela nella fase esecutiva. Allora tutti in Val di Susa a controllare quello che si fa in maniera trasparente. Ecco, se c'è veramente voglia di riscatto, è lì che bisogna stare, ma a controllare quello che si fa. Bene, Giuseppe. Vai, Mario, a te la parola. Vorrei partire dalla questione del piano europeo. Siamo tra radicali, quindi siamo il partito del divorzio e dell'aborto. Se certe decisioni sono state prese senza avere presente alcuni elementi, vabbè, si possono ridiscutere, si possono modificare, non è che ci dobbiamo fossilizzare, cristallizzare in una data situazione, tra l'altro in anni in cui così, non c'era questa crisi economica, la crisi ambientale, la crisi energetica.
Quindi facciamo bene attenzione a non prendere l'Europa come una specie di Moloch che ci dice fai questo, fai quest'altro, anche perché poi l'Europa sbaglia e sbaglia tantissimo. Ad esempio molti dei paesi europei, fra i più importanti, Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, avevano sviluppato le centrali nucleari. E molti che erano favorevoli alle centrali nucleari dicevano ma come? L'Italia è nell'Europa e quindi si deve dotare delle centrali nucleari, questa è la modernità, questo è il futuro, dobbiamo avere indipendenza energetica. Poi si è visto che insomma si è fatto un po' di conti economici come quelli che io chiedo per la TAV, si è fatto un po' di conti ambientali come io chiedo per la TAV. E poi c'è stato anche l'incidente di Fukushima, che forse è quello che ha più così determinato un cambio così delle decisioni. Comunque, Europa sì, io sono per così uno Stato federale europeo, ma non ci devono essere dei burocrati europei che così fanno e dispongono su tutto, per cui loro decidono un fantomatico corridoio che presumo sia così solamente nella fantasia di alcuno e noi tutti sì. Tra l'altro, per tornare ancora così indietro, sempre parlando di Europa e di progetti europei, diciamo una parte dell'Europa, vi ricordate il Concorde? Come no? Il Concorde veniva presentato alla fine degli anni 60 come l'avvenire del trasporto aereo, l'aereo così a velocità supersonica, e l'Europa l'ha costruito tra l'altro anche l'Unione Sovietica, solo che i progettisti non sono stati altrettanto bravi, per cui hanno avuto anche un incidente, poi quel progetto è stato accantonato. Gli americani ci hanno pensato, ma si sono subito tirati indietro. In ogni caso il Concorde è stato costruito e ha collegato Londra a New York, se non sbaglio Londra, Parigi e New York. E poi solo qualche anno fa quella linea è stata cancellata perché appunto non era economicamente sostenibile. E tra l'altro quella lì, come il TAV, faceva risparmiare metà del tempo per andare da Londra a New York. Parliamoci chiaro, a tutti fa comodo risparmiare del tempo, voglio dire, se ci fosse una stazione di elicotteri che da un capo della periferia di Torino mi porta all'altro capo in 5 minuti, vabbè, fa piacere, però voglio dire, ha un senso fare questa cosa del genere? Ci dobbiamo chiedere, hanno un senso queste cose qui alla luce così di un certo numero di elementi? E questi elementi, secondo me, a parte il costo, sono i limiti tecnologici delle nostre macchine, perché voi sapete che qualsiasi cosa, ci sono delle strutture, delle macchine che presentano così dei limiti. Ad esempio per i ponti sembra che oltre una certa campata, una certa distanza tra una campata e l'altra, diventa molto problematico. Difatti uno dei problemi con il ponte così sullo stretto è che questo qui mi sembra raddoppiava la campata rispetto al ponte più lungo che è stato finora costruito, e c'erano così delle incognite tecnologiche non da poco. Come pure ad esempio vediamo le torri eoliche, si è partiti con i mulini a vento olandesi, poi così si sono sempre più ingranditi fino ad arrivare a 100-120 metri, ma adesso non si va più oltre perché così si è raggiunto una sorta di limite
che così sconsigliano di procedere così con ulteriori aumenti di dimensioni. Com'è? Dicevo, ci sono i limiti alla resistenza dei materiali. Sì, 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 ma fammi finire. Infatti adesso ci sono, poi subentrano delle altre tecnologie. Ad esempio, la nave è stata, per quanto riguarda, vabbè, non voglio dire, le mulattiere sono state superate dalle ferrovie. Poi le ferrovie sono state superate dal trasporto aereo. Nel caso delle torri eoliche, ad esempio, la nuova tecnologia è quella degli aquiloni di alta quota, del vento di alta quota. Quindi, secondo me, il treno, oltre 100-150 km all'ora, presenta tante di quelle problematiche economiche e tecnologiche che sconsigliano così di adottare la tecnologia alta velocità. Chiaro che poi si può sempre forzare la tecnologia, come è stato fatto con il Concorde. Infatti la Francia ha diverse linee ad alta velocità, al TGV, e anche altre nazioni europee. Però facciamo attenzione, perché ci sono stanno venendo fuori delle discussioni a livello europeo che mettono in dubbio queste scelte. Ad esempio, il sindaco di Londra mi sembra che abbia rivolto così qualche obiezione al primo ministro Cameron riguardo alla linea ad alta velocità che è in progetto tra Manchester e Londra. Anche il Portogallo mi sembra che stia riconsiderando la linea ad alta velocità che la collega verso Madrid. Poi queste linee ad alta velocità sfuggono così una valutazione dei costi, un po' come le centrali nucleari. Tutti in Italia dicevano: ah, ma la Francia ha l'elettricità con un costo molto molto basso. Eh sì, veniva sovvenzionato in qualche modo dal governo, e quindi sai, non sai bene nelle ferrovie ad alta velocità quanto del tuo biglietto va a pagare la linea, invece quanto viene messa da tutta la comunità. Per questo che così io sono molto molto critico. Poi per quanto riguarda, scusa, un'ultima annotazione per quanto riguarda la cuccetta per andare per fare dei trasferimenti di 800-1000 km, ma guardate che sì, adesso le nostre carrozze sono anche pericolose, non sono affatto comodo, però mi sembra che sia più semplice magari progettare delle altre carrozze cuccetta dove si può dormire in tutta tranquillità e sicurezza, che non pensare a una linea, una nuova linea che comporta tutta una serie di sacrifici per permettere a un numero ristretto di persone di dimezzare il suo tempo di percorrenza. Io sono andato a Roma, sono stato membro del comitato dei radicali, sono andato a Roma parecchie volte, sono andato sempre in cuccetta, sono arrivato lì sempre puntuale, andavo via sempre sempre dopo gli altri, al contrario di altri che prendevano l'aereo o il TAV o venivano in auto, che arrivavano in ritardo, eccetera. Quindi io sono un utente del treno, e secondo me anche in queste lunghe percorrenze, voglio dire, il treno classico va molto bene. Poi non dimentichiamoci che il TAV serve solamente un po' come supermarket, cioè concentra i viaggiatori in pochi punti, e tutti gli altri che stanno in mezzo cosa ne facciamo? Sono figli di NN questi qui? Insomma. No. E tu devi convivere con un sistema plurimo, devi dare libertà di scelta. Poi quello che dicevi sulla nazionalizzazione, ormai le compagnie private si diffondono sempre di più, e ti faccio un esempio: quello che fanno i francesi, a me non piace, no? Concorrere sulle altissime velocità, le velocità più spinte, e poi tutti gli altri si attaccano dietro, e vabbè, lo fanno solo loro. Però in realtà, quando noi parliamo di alta velocità, parliamo semplicemente di un ammodernamento
anche del materiale rotabile con dei treni nuovi. Per esempio, gli Eurostar di nuova generazione sono degli Eurostar a trazione integrale che hanno una ripresa notevole e quindi raggiungerebbero. Devi fare una nuova linea con questi treni qui. Non è che basta il treno, devi fare una linea. Quello che è il problema. Senza spingere come dei bolidi supersonici i treni, quello in Italia non, ma anche se vai in Svizzera sugli Eurostar, non pensate che sia una cosa da supersonica, anche in Germania, cioè ci sono dei limiti. I francesi invece, siccome hanno la Francia generalmente è pianeggiante, i francesi hanno delle linee ad alta velocità che sono delle segmenti rettilinei e in pianura, e quindi lì hanno avuto la possibilità di sperimentare, eccetera, eccetera. Voglio dire, i francesi sono quelli che hanno, non dico inventato la ferrovia, però quelli che l'hanno, come dire, Diffusa, sviluppata. applicata subito con i fratelli Lapierre. Naturalmente si prendono anche questo lusso, però non Bene. bisogna. Cioè, è chiaro che il viaggio in cuccetta, il viaggio nel trenino, il viaggio nell'Eurostar. Però voglio dire, ecco, se noi prendiamo la relazione Bari-Napoli, parliamo di alta velocità. No, abbiamo gli Eurostar che attraversano un tratto ottocentesco e tu vedi gli Eurostar dalle parti di Ariano che vanno a 60 km orari. Cioè, mi sembra un'offesa all'intelligenza. Gianni, sì, prego Mario, prego. Vabbè, voglio dire, tra i 60 km all'ora e i 300 km all'ora c'è una via di mezzo che era quella che c'era in Italia. Quando noi parliamo di alta velocità, non devi pensare che il treno venga lanciato. Il treno è un mezzo che non ha una velocità costante, va avanti per tratti per inerzia. Anche e quindi la conduzione del treno è abbastanza complessa. La costruzione della linea ad alta velocità è una costruzione, un progetto che prevede raggi, raccordi, curvature, raccordi e deviatoi diversi da quelli come dire, del tracciato classico, su cui potresti mandare un treno al massimo a 160 km orari. Sono delle strutture che vanno progettate in maniera diversa, quindi anche l'adattamento, cioè lì sono stati fatti in Piemonte, sono stati fatti tra l'altro da un'azienda italiana che è la Mermec, leader in tutto il mondo, in Italia praticamente è un'azienda che esporta il 70% del suo fatturato è nei paesi è all'estero. Vedi, per esempio, a me dispiace vedere gli italiani che applicano il loro know-how solo agli stranieri. In Ecco, Italia. No, guarda che noi in Italia avevamo sviluppato un treno molto particolare, si chiamava il pendolino. Era un treno che si adattava ai nostri percorsi e non aveva bisogno di una nuova linea perché aveva un assetto variabile. Ecco, quel treno lì, a mio giudizio, poteva essere una valida risposta così economica. Quello era della Fiat, il progetto era della Com'è? Fiat, però adesso lo ha acquisito l'Alstom, che stava realizzando dei treni nuovi, dei pendolini a trazione integrale ora. Cioè, il sistema ferroviario è in evoluzione, però voglio dire, se noi ci escludiamo dal sistema di integrazione europea, abbiamo tutto da perdere, secondo me. Guarda che il collegamento, guarda che non è che non c'è il collegamento, guarda che il collegamento c'è nella Val di Susa, c'è una linea a doppio binario. Tra l'altro, in questa linea arrivano i TGV, ma i TGV non possono andare nella linea Torino-Milano. Questo per dire che quando mi si parla di Europa, è solamente un pretesto, perché poi nei fatti questa armonizzazione, questa. Per i francesi è chiaro che il TGV è un treno che ha un sistema anche a bordo di controllo che nell'interfaccia italiana non ha, come dire, la possibilità di monitoraggio. Per
E non solo, poi quel tratto di linea a cui tu ti riferisci ha comunque dei raggi di curvatura, cioè il tracciato ha delle pendenze, dei raggi di curvatura che non sono adeguati ad una spinta maggiore, ad una trazione, ad una velocità più elevata, perché questo è il punto, cioè l'alta velocità. Ma sono d'accordo che su quella linea lì non vai a 300 all'ora, ma quello che sto dicendo è che in quella linea lì puoi andare tranquillamente a 100-150 km all'ora e mantenere un collegamento tra Italia e Francia come c'è sempre stato, perché non c'è bisogno di questa opera veramente imponente per 70-80 chilometri. Voglio dire, noi per uniformare una linea ad alta velocità di 70-80, per soli 70-80 chilometri andiamo a spendere 20 miliardi, che è un po' una manovra economica, ma questi 20 miliardi non li possiamo spendere in altro modo, facendo tante altre opere che sono più utili. Con questi 70-80 chilometri non risolviamo niente, e anzi creiamo un danno ambientale in questa valle incredibile. Io non so se tu sei stato in Val di Susa, non so se sei a conoscenza delle problematiche a cui si andrà incontro. Insomma, non possiamo passare sopra certe questioni. Un conto è la Val di Susa, che è densamente popolata, molto stretta, un conto è la parte francese dove c'è Saint-Jean-de-Maurienne, che insomma c'è solo quella cittadina lì, e chiaramente a loro non gliene frega niente se gli fanno una ferrovia o meno, anzi magari sono contenti. Bisogna tenere conto di tanti aspetti, non bisogna dire ma noi dobbiamo fare la linea, dobbiamo fare il corridoio, ma insomma vediamo bene quello che abbiamo e in base a quello che abbiamo lo sfruttiamo. Non è detto che tutto deve essere nuovo. Noi a Torino abbiamo i ponti costruiti nel Novecento, nell'Ottocento e nel primi del Novecento. Nessuno si sogna di buttarli giù per costruirne di nuovi. Tra l'altro la linea attuale, anche se è stata costruita 100-150 anni fa, in ogni caso è stata ammodernata nel corso degli anni. Ma scusa, quello... No, ma dicono solo a Torino. Se vai a Parigi, le grandi, per esempio, le stazioni dove arrivano i treni, gli Eurostar da tutta l'Europa, sono stazioni, le prime stazioni, le grandi stazioni ottocentesche. Le infrastrutture, anzi, le infrastrutture sono cambiate, ma le strutture che recepiscono tutto il materiale sono strutture ottocentesche che reggono benissimo. Tra l'altro Parigi è pure, come dire, la città delle École Polytechnique, cioè è tutti là. Però io voglio vedere un giorno che un treno passa per Torino e arriva alla Gare de Lyon, un Eurostar, non solo il Palatino che arriva a Parigi-Bercy. Purtroppo noi agli italiani, quando ci vedono arrivare, ma manco gli ugandesi vengono trattati così. Cioè, voglio dire, poi da Torino, Val di Susa chiaramente è collegata con la Francia, però parliamo di Torino con la Val di Susa, noi guardiamo la cosa in generale, pensiamo a uno che sta a Roma e che vuole andare a Lione, e tra l'altro per i 20 miliardi, e i 20 miliardi sono fondi strutturali, è vero, ce li mettiamo pure noi, però sono fondi strutturali europei, ce li dà l'Unione Europea, fatto che vengono fatte delle cose secondo gli schemi, e gli spagnoli hanno rivoltato le loro ferrovie come un calzino, con i fondi strutturali, mica si sono fatti tutti questi problemi. È vero che gli spagnoli avevano le rotaie più strette rispetto a quelle del resto d'Europa, Giuseppe? Adesso hanno un sistema di stazioni e di infrastrutture che è uno dei più moderni d'Europa, non voglio dire che sia, però è misto, ci sono treni veloci, treni lenti, cioè voglio dire, l'ammodernamento passa anche attraverso l'alta velocità, però se noi ci limitiamo semplicemente a pensare al trasporto locale, chiaramente perdiamo di vista un po' la nostra patria, no? Va bene, ragazzi, mi dispiace di non aver potuto dare la parola per il secondo giro a Gianni Coracione. Se vuoi chiudere, Gianni,
in un minuto dire la tua opinione conclusiva, anche dopo questo dibattito tra Giuseppe e Mario. Sì, no, ho visto che insomma, per tornare sui i bassissimi sistemi, non altri sistemi, ma i bassissimi sistemi italiani, parlavamo di consenso, di che fine, dove stavano le forze politiche quando è stato deciso. Beh, e se non abbiamo forze politiche come il presidente della Regione Lombardia, che sappiamo come è stato eletto, a questo punto mi vengono anche in mente la rispondenza di certe decisioni rispetto a una base elettorale e quindi il consenso che passa attraverso procedure illegali, che quindi mi sembra che poi il vizio sia alla base. Ecco perché parlavo di Casa Italia. La velocità e l'efficienza delle comunicazioni non è più appunto così correlata, perché appunto, come ha fatto l'esempio Giuseppe Mario del Concorde, che avevo fatto anch'io in chat l'altra volta, c'è sostenibilità, si è studiato anche per i viaggi aerei che minore velocità e utilizzo di un certo tipo di rotte con le correnti ridurrebbe le lunghe tratte il consumo di carburante anche del 40%, rinunciando a qualche ora sulle lunghe tratte. E quindi bisogna anche rivedere le cose un pochino, il concetto che prima identità, efficienza della comunicazione era velocità dei trasporti. Le stazioni francesi sono un esempio di civiltà, ma perché la Francia scelse per la capitale, ma per tutta la Francia, il decentramento anche politico, e non ha quindi un riferimento a una stazione centrale, ma alle varie gare sparse in tutta la capitale, equipollenti l'una all'altra. Qui per esempio per Roma, non so per Milano, ma per Roma si sta cercando di farlo con la stazione Tiburtina, che sono delle spese gigantesche, ma comunque sia anche la rete non è strutturata per un sistema diciamo decentrato, purtroppo. La privatizzazione, io so che poi i timidi esperimenti di ferrovie private nel nord Italia sono già naufragati, e quindi se dobbiamo riproporre dei monopoli vedo che poi alla fine passi avanti strutturalmente non le facciamo, anche da un punto di vista prospettiva, perché insomma invece di andare avanti si va indietro. Insomma, ci sono parecchie cose. Bene, 30 secondi Giuseppe. Niente, prima Gianni diceva, ecco, la strutturazione ferroviaria francese, le stazioni parigine sono state frutto di due visionari, cioè il problema è proprio questo. Oggi noi abbiamo paura, non lo so, dell'attraversamento della Val di Susa, eccetera, eccetera. I fratelli Laperre, che sono stati i primi ingegneri meccanici dell'École Polytechnique, questi signori avevano pensato un collegamento veramente terrestre, ferroviario, dall'Inghilterra fino alla Grecia. E forse a distanza di 200-300 anni qualcosa si è realizzato. Cioè, non, è gente che non aveva paura di quello che pensava e di quello che si poteva costruire. E la loro visione poi fu estesa, per esempio, a quel collegamento del Mediterraneo con il Mar Rosso. Tant'è vero che poi spostarono i loro interessi sul canale di Suez e costruirono il canale di Suez. Gente che collegava, connetteva, e noi invece in Italia abbiamo timore di connetterci e collegarci fisicamente con gli altri. Io questo aspetto non riesco proprio a capirlo. È chiaro, poi ci sono... come dire, cioè il caso Italia, cioè ci sono gli interessi delle organizzazioni criminali, eccetera, eccetera. Ma Giuseppe, permettimi al volo un biglietto Roma-Napoli sulla freccia rossa andata e ritorno intorno ai 100 euro. Secondo te è sostenibile? È equivalente? È un sistema integrato con... Qui apriamo un altro capitolo, ragazzi. Purtroppo il Radical Bar sta per finire. Mario, 30 secondi anche per te per chiudere. Sì, magari vado un po' più sul sociologico, filosofico. Qualche anno fa, in risposta a una certa deriva nel settore gastronomico del fast food, venne riproposto lo slow food. Io non dico che voglio riproporre lo slow travel,
però voglio dire, tutta questa frenesia a dover, così come topi, andare da una parte e dall'altra, così eliminando montagne, eliminando tutte le asperità del territorio. Non so, la vedo pericolosa. Io ho coniato un'espressione, che cioè oltre un certo limite la velocità brucia lo spazio, ma lo brucia letteralmente. Se il territorio nostro è ridotto come è ridotto, è perché forse non lo vediamo bene, perché magari siamo così ossessionati dal raggiungere il nostro obiettivo, per cui non ci rendiamo conto di quello che stiamo attraversando. Guardiamo anche quello che attraversiamo. Perfetto, mi sembra un'ottima chiusura. C'è Giuseppe che scalpita. Vai Giuseppe, vai. Sulla paura della velocità, ecco, se fosse stato così, noi oggi non avremmo potuto comunicare, perché se fosse stato così, e grazie anche a Guglielmo Marconi, noi oggi non avremmo potuto lanciare, per esempio, i satelliti nello spazio. Cioè la velocità serve anche. È chiaro, ci sono delle situazioni dove è inutile, ma la velocità serve. Non possiamo dire con la velocità andiamo a... Io sono uno... Beh, io sono più per il potenziamento della banda larga di questo paese che di altre cose, va? Diciamo bene. Questo. Ha molto meno impatto ambientale. Siamo tutti d'accordo. Abbiamo raggiunto alla fine l'uovo di Colombo, come dire. Bene, ringraziamo sicuramente Mario Marchitti per la sua cofondatore dell'associazione radicale Rientro Dolce, per la sua partecipazione, così come ringraziamo Giuseppe Simone, segretario organizzativo del Bruno Leoni Club, associazione radicale di Bari, e così come ringraziamo Gianni Colacione, redattore di TV Radicale, per avere all'ultimo momento sostituito Silvio Viale, che evidentemente avrà avuto un impedimento che non gli ha consentito di partecipare, ma ci saranno altre occasioni per incontrare Silvio Viale. Ringraziamo i nostri ospiti, ritorniamo nello studio, chiudiamo la comunicazione con loro e per prima cosa, prima di passare all'appuntamento successivo, voglio ricordarvi qualcosa di veramente molto importante. Però prima di farlo...